Restiamo in ambito di ricerca, quindi la parola adesso a Elena Cadell, ricercatrice e collaboratrice del Barilla Center for Food and Nutrition. Quindi parliamo di giovani, la parola ai giovani, ma questa volta quindi giovani senza retorica, giovani che fanno, che danno un contributo importante anche a un dibattito mondiale. Prego. Nuovamente buongiorno a tutti, io sono Elena Cadell e a nome della Fondazione Barilla Center for Food and Nutrition e del suo gruppo di alumni che oggi rappresento, volevo ringraziarvi per l'invito. Per chi non ne fosse a conoscenza, la Fondazione Barilla Center for Food and Nutrition è un centro di ricerca indipendente che studia i rapporti fra cibo, nutrizione ed ambiente dal punto di vista della sostenibilità. Mentre il gruppo degli alumni e l'insieme dei giovani che sono stati selezionati dalla Fondazione durante il corso degli anni tramite un progetto e un concorso chiamato YES, acronimo di Young Earth Solutions, giovani soluzioni, giovani idee per l'ambiente. Chi sono questi giovani? Beh, giovani ricercatori, dottorandi, studenti provenienti da tutte le parti del mondo. Giovani che hanno un'idea un po' inusuale del futuro e che pensano che il domani sia oggi. Molti di noi hanno talento, hanno tenacia e pensano che le cose possano cambiare, soprattutto che noi possiamo cambiare le cose. Se guardiamo alla storia, i nostri avi hanno costruito la modernità, l'hanno chiamata crescita. Poi nel corso del tempo i nostri genitori hanno arredato il periodo postmoderno per starci comodi, senza pensare alle conseguenze, senza badare a spese. Ecco, noi in mano abbiamo il conto di quelle spese. Molti giovani, vedendo il conto di queste spese, si sentono sfiduciati, arrabbiati, preoccupati. Ecco, noi pensiamo che sia... Loro pensano, guardano con nostalgia a quello che era il tempo passato in cui si poteva sprecare senza pensarci troppo, senza che questo potesse creare dei sensi di colpa. Ecco, noi pensiamo che sia un pochino troppo presto per lasciarsi andare allo sconforto. È una questione di atteggiamento, è una questione di forza di volontà. Noi abbiamo il desiderio di unire le forze, abbiamo conoscenze, tecnologie per lavorare assieme, abbiamo l'energia fisica, mentale, per mettere assieme tradizione e sviluppo, per cercare di fronteggiare i problemi alimentari che affliggono il nostro paese, problemi che hanno assunto dimensioni esorbitanti, per certi aspetti quasi paradossali. Vi faccio un esempio: a fronte di 700 e passa quasi 800 milioni di persone che al mondo muoiono ancora di fame, ce ne sono 2 miliardi e più che si ammalano per il troppo cibo, perché sono sovrappese, sono obese. E solo il 50% della produzione di cereali è destinata a loro, perché l'altra metà è divisa tra allevamento intensivo, macchine, biocarburanti. E mentre intanto che stiamo cercando di scervellarci e trovare una soluzione per una filiera più equa, ecco che un terzo di quello che produciamo viene lasciato lungo la filiera, perso o addirittura buttato direttamente nei cestini dalle nostre tavole. Ecco, io mi sento dire che noi siamo quella generazione che ha deciso di mettere fine alla fame, alla malnutrizione, all'obesità, allo spreco di cibo. Basta. Siamo determinati a nutrire il pianeta, non a sprecare le risorse e le sue possibilità. Siamo i giornalisti, i ricercatori, gli educatori, i policy maker di domani, gli imprenditori, gli attivisti del futuro e che vogliono e sentono dentro le loro corde, dentro i loro animi, il desiderio di partecipare attivamente alle soluzioni che sono proposte oggi, non domani. E questi esempi di soluzioni possono essere, non so, nuove piattaforme di e-learning, tecniche avanzate di coltivazione che permettano il rispetto della foresta amazzonica, nuovi sistemi di mercato per evitare lo spreco di cibo, approcci multidisciplinari e multiculturali. Questi sono i nostri punti di forza. E io sono convinta, e qui concludo per lasciare la parola agli altri, che sia importante di fare attenzione a essere uniti, ma allo stesso tempo di rispettare quelle che sono le differenze culturali, perché ogni cambiamento, come diceva giustamente il professore prima, va modellato sulla base del contesto del paese in cui si intende agire. La cultura non è un elemento accessorio, ma sono le lenti con le quali vediamo il mondo
ed è giusto, è nostro dovere e diritto poter vedere questo mondo bello, sano, sostenibile ancora per molti secoli, soprattutto per le generazioni che verranno. Grazie.